Nome: Frascona Gabriele. Età: quasi 32. Quanto sei famoso da 1 a 10? 0,5? Forse meno. Perché dovremmo intervistarti? Beh, dai, sono simpatico e vorrei trasmettere qualcosa di divertente agli amici di Trifanfi. Soprannome: ne ho tanti. Elencane tre e spiegaci il perché. Allora, il primo è Ozzy, che è il nome del coniglio di Martina, e dice che mangio come i conigli, che mangio i semi. Il secondo è Boscaiolo, e appena posso scappo nel bosco, anche solo per una corsetta. E il terzo è Ovechka, che vuol dire pecora in ceco. Allora, ormai anche le donne in Repubblica Ceca mi chiamano così. Chi è Martina? È tutto. Compagna, amica e socia. Sei sposato? Ancora no, però quest'anno ci siamo quasi. Forza o resistenza? Beh, il giusto livello di forza in un sacco di resistenza. Si chiama la tua azienda Trifanfit. Perché? Credo che abbiamo unito delle cose più importanti per noi. Cioè, B3, prima passione al triathlon, have fun, che per noi è importantissimo il divertimento, e be fit, muoversi e essere in forma. Che tipo di persona sei? Serio? Determinato? Do più del 100% per riuscirci e cerco sempre di migliorarmi, studiando, allenandomi o comunque impegnandomi al massimo nel mio lavoro. Faccio un esempio. Beh, sto 15-16 ore al PC per poter svolgere le cose tecniche di Trifanfit, per esempio, o di qualche altra attività, mi dimentico di mangiare e bere. Dove vorresti essere ora? Qui al Lago di Garda. Magari una casetta vista lago, come la mia. Con chi? Con i Hakim. Sono i due Rottweiler di Marti. Sul serio? Certo che sono serio. Ciao Marti! Sport preferito che non sia il triathlon. Ah, ok, no, niente triathlon. Calisthenics. Anche se non sono tanto bravo. Sport preferito che non sia calisthenics. Beh, mi piace andare a vedere l'hockey su ghiaccio. Sono un pessimo pattinatore, però allo stadio vado a tifare yard. Numero 17 della Sparta Praga. La 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 la. Ti depili? Certo. Perché? Aerodinamica. La prima volta che l'ho fatto sono entrato nell'acqua per nuotare e per la prima volta mi sono sentito nudo nella mia vita. Allora da lì l'ho sempre rifatto. Hai fatto il servizio militare? Sì, per fortuna l'ho fatto. Alla fine sono stati 5 anni e mezzo circa. Sono rimasto un po' di più. Dici il tuo ricordo più bello. L'anno che ho passato in Toscana a Folgore con i miei compagni. Tutte le attività, da quelli di lancio, di addestramento, anche solo vivere insieme. Faticoso, ma bellissimo. Vediamo se mi va ancora. Se mi faccio il codino ancora va bene, dai. Ti hanno mai superato in bicicletta? E come? Un sacco di volte. Per quanto riguarda le mie gare di triathlon, siccome sono scarso nel nuoto, recupero lì. Qualche sorpasso riesco a farlo. Sono più le volte che sorpasso io. Fumi? No! Beh, la boccia ho fumato, sì. Anche qualche canna. Perché ti sei messo la maglia al contrario? No, non perché ho fumato una canna. Vedere il disegno. Lo abbiamo creato io e Valeria. La mia grafica. Vi piace? Mare o montagna? C'è una bella montagna sul mare? Preferisci sciare fuori pista o un bel giro sui passi? Dolomiti tutta la vita. Entrambi. Poi ci aggiungiamo anche una bella corsa, dai. Che cosa è per te Trifanfit? I sogni che si realizzano. Ci provi finché ci riesci. E ho il tuo tempo per farlo crescere e farlo diventare grande. Farlo camminare con le sue gambe, come un bambino. Personaggio sportivo è Julio Velasco. Dice le cose come stanno, ma in modo divertente. La teoria degli alibi. Produrre soluzioni e non scuse. Applicabile in tutti gli ambiti della vita. Il tuo motto? Minimo sforzo, massimo rendimento. Cosa pensi quando ti alleni o gareggi? Beh,
cerco di rivivere i momenti belli, le sensazioni forti che magari ho provato o vorrei provare. Parolaccia che dici più spesso. Quando faccio una cazzata o sbaglio qualcosa dico fanculo, però di solito non dico parolaccia. Mai di nuovo la maglietta al contrario. Sì. E questa è dietro, non si vedrebbe. Guarda che bella. Il ricordo più bello della tua migliore gara 2015. Allora, ricordo con piacere l'Ironman di Boulder. Lungo tutto il percorso ho avuto tanti amici che insieme a Martina mi hanno incitato a dare il meglio di me. Ero sempre undicesimo e avevo bisogno di almeno un quarto posto per poter qualificare le Hawaii. Ho deciso di provare. Mentre tutti mollavano io ho accelerato. Quindi sono riuscito a recuperare dalla undicesima alla quinta posizione a 3 minuti. E davanti a me, diciamo, il quarto, il terzo e il secondo sono arrivati praticamente insieme. Quindi avrei avuto la possibilità di lottare anche per il secondo posto, avere magari la slot per Kona sicura. Raccontaci l'aneddoto più divertente. Una 12 km di trail notturna. È stato buffo perché, diciamo, Martina non si sentiva bene, allora ha deciso di non partecipare alla gara e, accompagnata dalla mamma e da 3 amiche, decido, vabbè, andiamo a sta gara e facciamola meglio possibile. Sono partito a tutta, mi sono messo dietro un ragazzo che è scattato via molto velocemente. La salita avevo circa 1 minuto di vantaggio sugli altri e ho iniziato a credere che era possibile. Allora ho rischiato tutto per tutto, ho fatto la discesa come un razzo, come un matto, e mi sono ripresentato a comando. Per la prima volta nella mia vita sono partito praticamente primo, sono arrivato primo. Forse i forti erano a casa a dormire. E mi sono ripresentato in piazza, siccome avevo un po' di margine, mi ricordo che ho rallentato. Stananza, ho visto la faccia di Martina e della mamma e delle sue amiche, che mi hanno guardato un po' così, incredulo, e mi hanno fatto una festa della Madonna. Super entusiasta, anche perché mi sono divertito un casino, il percorso era stupendo, suggestivo. E alla festa la parte bella è che abbiamo animato molto e mi hanno tirato addirittura su, tipo un rock and roll style. Niente, abbiamo bevuto birre, abbiamo mangiato pasta, ci siamo divertiti come dei matti, è stato bellissimo. E poi il giorno dopo ho corso da 15 km. A metà sono saltato, però sono riuscito a fare 16° assoluto, che è più che dignitoso su 500 persone. Che cos'è questo Terrakin? Aspetta, ah sì, dovreste provarlo, una figata. Se la tua compagna ti dicesse fai di me ciò che vuoi, allora la legherei al letto e poi uscirei in bicicletta.